Tommaso Tarozzi del IEMC Giuliani. Questa assise è molto importante perché è un momento di riflessione strategica da parte di tutti gli operatori di questo settore ed è un momento di confronto anche con diciamo così, ascoltatori, condizionatori, possibili interlocutori per definire azioni che possono contribuire ad aumentare la capacità competitiva del sistema macchine utensili, sistema d'automazione. Perché è importante la giornata? Perché, come hanno già tracciato le due relazioni della mattinata, abbiamo messo in chiaro quanto sia cambiato il contesto del mercato, il contesto del consumo, la combinazione dei fattori che agiscono sulle decisioni di investimento. Non si tratta solo di dare una spiegazione semplificata, c'è stata la crisi, il mercato si è ridotto e quindi dobbiamo vivere in un mercato più piccolo. Il tema chiave a mio avviso è la seconda parte che è stata tracciata stamattina. Il mercato si è trasformato profondamente durante questi ultimi 5 anni, certo di crisi finanziaria, certo di minori investimenti, ma anche con evoluzioni nelle domande dei vari clienti che sono poi connesse all'evoluzione dei consumi e delle abitudini dei prodotti che vengono richiesti, delle differenziazioni sempre più spinte di un sistema di produrre che deve essere più flessibile, più sofisticato. Ecco, in questo, se ci limitiamo ad analizzare i dati macro, ci appaniamo e demolarizziamo, come potremmo dire, decidiamo che è ora di chiudere perché tanti volumi sono andati in Cina. La Cina ha cresciuto di 3 volte il suo consumo di macchine utensili negli ultimi 8-9 anni, mentre noi abbiamo visto in Europa un declino. Non è così la questione. Il fatto più importante è che sulle macchine high-end l'Europa ha in mano tutte le tecnologie e può continuare a spenderle, a gestirle, a svilupparle se sarà capace di declinarle secondo i nuovi bisogni che la trasformazione dei mercati ci indicano. E quindi abbiamo una possibilità importante, al di là dei numeri che è diciamo così, la matrice di analisi che serve per i prodotti di largo consumo. Vediamo saponette. Non vendiamo prodotti di largo consumo, vediamo sistemi di produzione automatizzati, flessibili, con tecnologie di frontiera. È questo che serve spiegare e soprattutto che serve aver chiaro per orientare tutte le aziende del nostro sistema imprese che fanno capo a Ucimo, ma non solo, che fanno capo al sistema della macchina utensile. Quindi abbiamo un orizzonte su cui lavorare, ma accanto a questo, come è stato delineato da Roland Berger, c'è anche un secondo segmento su cui occorrerà riflettere, che richiede un paradigma un po' diverso, che è il segmento mid-end. Noi non potremmo fare le macchine mid perché lo faranno i cinesi, perché stanno crescendo, avranno le competenze, le capacità, la qualità, tutto. Però medium-high c'è dello spazio per noi. Cioè noi possiamo conquistare dei territori che saranno sì territori contesi, ma da dove abbiamo un sistema di armamento molto potente per poter intervenire e dire la nostra e conquistare i nostri spazi. Quindi focalizzare quelli che sono gli orizzonti su cui orientare le azioni del sistema delle imprese, della macchina utensile e della robotica, credo che sia un'attività cruciale. Poi a questo dovremo conquistare anche le attenzioni del viceministro che oggi sarà presente, del sistema politico, quindi abbiamo dei lavori da fare, parecchi abbiamo dei lavori da fare, ma c'è una prospettiva ed è una prospettiva solida per il sistema di macchine utensili prodotte dall'industria europea e questo tutte le relazioni stamattina l'hanno certificato. Grazie.